Tutto era stato organizzato fin nei minimi particolari. Sapevamo dove trovarli, quale itinerario seguire, come comportarci con loro. Uno studio di molti giorni per realizzare qualcosa di importante e di definitivo sull'argomento bufali. Zona di operazioni, la Campania. Ed eccoci sul teatro della nostra impresa. Avanzavamo con balda sicurezza, la Campania pullula di bufali. Ne fanno fede i documentati articoli di brillanti giornalisti e le numerose opere specializzate da noi consultate. Prima meta, Pestum e la sua ubertosa campagna, ambiente ideale per tale allevamento. E infatti, intorno ai celebri templi, a perdita d'occhio, tutto fuorché bufali. Rimanemmo perplessi ma per nulla sfiduciati. Di bufali ne avremmo trovati dovunque, era solo questione di pazienza. Eravamo tanto sicuri del fatto nostro che potevamo anche permetterci di ammirare con spirito turistico le zone che attraversavamo. Vediamo un po': insetti, rettili, mammiferi. Questo bel crescendo ci confortava dell'approssimarsi dei bufali. Infatti, come vedete, la fauna andava specializzandosi sempre di più. Anche a Capua nessuna informazione su quei ruminanti che incominciavano a starci sullo stomaco. Ma questa cittadina meritava bene una breve sosta. Dal tempo degli ozi di Annibale lo spirito dei capuani non è mutato e da 2000 anni questa sfrenata popolazione continua a immergersi in raffinati bagordi. Proseguiamo nell'affannosa ricerca. Ecco ancora grassi pascoli. Ci guardiamo attorno con ansia. Li vedremo finalmente? Chi? I bufali? Beh, non precisamente loro. Col morale a terra arrivammo ad Amalfi e qui cominciammo a pensare che si può vivere benissimo senza i bufali e che sarebbe stato molto meglio girare un bel documentario culturale sul magnifico spunto della gloriosa Repubblica Marinara Amalfitana. Di qui un'audace stirpe di navigatori su fragili legni si spinse in avventurosa vicenda fino ai punti più remoti del mondo allora conosciuto, affrontando sul mare a viso aperto epiche lotte con gli acerrimi rivali Pisa e Genova. Proponemmo l'argomento ai nostri produttori romani ed ecco la risposta. Bellezze Amalfi lascianci indifferenti. Stop. Proseguite ricerca bufali. E proseguendo, arrivammo a Caserta. L'odio verso quegli introvabili animali ci ispirò un'altra brillante idea. Un artistico documentario sul meraviglioso parco della reggia di questa città. Trionfo di acqua e di marmi. Capolavoro del genio del Vanvitelli che qui profuse tutta la barocca esuberanza del suo spirito settecentesco. Non si poteva sperare materiale migliore per un cortometraggio che certamente avrebbe suscitato il più frenetico entusiasmo tra spettatori e giurie di festival cinematografici. Tutto questo spiegammo dettagliatamente in una lettera inviata a Roma. Telegramma di risposta del produttore. Anche bellezze Reggia Caserta lascianci indifferenti. Proseguite ricerca bufali. Con la morte nel cuore proseguimmo.
Ormai era chiaro che i bufali non li avremmo trovati mai. Lo dicevamo noi che i bufali da queste parti. E fu così che frenammo tanto bruscamente da rischiare di cappottare. Sin dal primo approccio i rapporti tra noi e i bufali si fondarono su una profonda e reciproca antipatia. Le maledette bestiacce reclamano vasti pascoli per saziare la loro incredibile voracità. Lo confessiamo, tutte le nostre simpatie vanno a questi bravi cani che fanno del loro meglio per amareggiare la vita dei bufali. Sono animali esigentissimi e non si accontentano di pranzi sostanziosi e di un trattamento signorile, ma d'estate non rinunciano assolutamente alla pratica degli sport balneari. Eppure, malgrado il loro carattere detestabile, c'è qualcuno che li ama. Si tratta del veterinario locale che dall'alba al tramonto percorre chilometri e chilometri sulla sua utilitaria per assisterli e curarli, tanto da essere chiamato il papà dei bufali. Perché bisogna sapere che questi antipatici quadrupedi, nonostante il loro aspetto robusto e massiccio, sono estremamente cagionevoli di salute e facile preda delle più svariate malattie. Abbiamo il sospetto che i bufali soffrano anche di dolori reumatici, infatti il fango è la loro più grande passione. In un documentario come questo non poteva mancare la classica scena dei butteri che guidano la mandria verso le paludi. Scena maledetta. Pensate che l'unico pezzetto di palude disponibile in una terra come questa, completamente bonificata, era lontanissima dai bufali. I butteri non esistono più, i cavalli sono rarissimi e l'arte di cavalcare è sconosciuta tra gli indigeni. Dopo lunghe e costose trattative, solo due incoscienti accettarono di arrischiarsi sui cavalli. Triste è l'infanzia dei piccoli bufali. Pochi giorni dopo la nascita vengono separati dalle madri e portati in pascoli a loro riservati. A pochi mesi di vita vengono messi a ferro e fuoco. E a questo trauma infantile un celebre psicanalista tedesco fa risalire le origini inconsce del loro odioso carattere. Motivo di amarezza sia per le madri che per i piccoli è la faccenda mungitura. Un bufalo può dare come massimo 7 litri di latte al giorno, latte preziosissimo, all'ingrosso costa 180 lire al litro, ed è quindi naturale che solo un assaggio sia destinato al vitello. Quali profonde lacerazioni psichiche provochi questo continuo e inappagato desiderio di latte e di amore materno è facilmente intuibile. Thank you.
Fu riflettendo su queste considerazioni che capimmo che anche i bufali hanno i loro guai. E la nostra animosità nei loro riguardi si trasformò in comprensione. Il primo passo verso la simpatia. Vecchi bufali, qua la zampa è senza rancore.